C'è qualcuno qua dentro? Sentivo la luce, faceva sì e no. Lo faccio anch'io, lo so fare. Bello, un soldatino. Lo sento solo. Ok, no. Cerchiamo di tornare seri. Vediamo qua dentro, non c'è niente. Qua. Ah, quindi comunque sì, è abbastanza di una bambina probabilmente. È tutto rosa così. Certi stereotipi penso fatti apposta. Sì, qua c'è la casetta per le bambole. E là c'era pure la fiaba di cappuccetto rosso perché la doveva far leggere dopo. Sì. Sicuramente sarà per questo. No, pensavo di poterlo far suonare, peccato. Fa un bel suono, sì. Pensavo che succedesse quello che mi era successo prima con il pianoforte, quindi continuavo però. A quanto pare no. Proviamo un po'. No, non succede, ok. Prima vedevo quest'ombra e poi la luce sì e no e pensavo ci fosse proprio qualcuno, invece niente, mi ha tratto in inganno. Ok, io ora ho una chiave, ma non so dove usarla. Andiamo forse qua. No, che peccato, proprio dove c'è sangue non si può usare la chiave. Oh, ma ci vediamo dopo. Volta a camminare nelle scale mi fa un suono strano, non saprei. Vediamo se si può usare qua. Sì, si può usare qua. Si è chiusa la porta. A chiave. Salve. Non c'è niente. Di nuovo il dipinto di prima, ok. Non ho capito cosa è successo. Perso, te lo meriti, finiscilo. Cos... No, giuro di che non sto capendo. C'è qualcosa qua, no? Tante botti, quindi suppongo che siamo degli alcolizzati o noi o il padrone di questa casa. Chiuso, ovviamente. Questa non è chiusa. E che co... E non posso prendere uno per dipingere, dai, faccio il pittore, dai. Faccio le cose belle. A quanto pare no. Va bene. Sono stufa di comunicare con te attraverso questi messaggi. Io ho nella stessa casa per un decennio. Vieni a parlare con me quando hai finito, prima di andare a letto. Ok, allora penso che io sia proprio il... Spero di essere il padrone di casa. Non vorrei sbagliarmi. E ho questa passione per i dipinti. E sono con una moglie e una figlia. Possibile? E sono alcolizzato? Penso che sono io perché ci sono tante bottiglie, quindi sono alcolizzato io, punto e basta. No, vabbè. Ma... Si è... Ok, si è aperta. Aspetta. No. No. Che sta succedendo? Non era di qua che andava quella porta. Aiuto. Ok. Ora sta laggando. Infatti. Fa un po' uscire dalla parte però. Boh, ci può stare volendo. Magari il gioco proprio che vuole
far laggare. Di proposito, qua non c'è niente. Dobbiamo uscire. Ah, si può uscire. È cambiato di nuovo. Interessante. Vediamo questa immagine. Bella. Una ragazza che suona un pianoforte. Bene, bene. Girando in tondo. Qua. Signore e signora, scriviamo al presente per chiedervi con gentilezza, ma al contempo fermezza, di abbassare il tono della voce durante la notte. I vostri problemi coniugali, sebbene spiacevoli, sono faccende private e tali dovrebbero rimanere. Non sono certo di interesse nostro ed in particolar modo dei nostri figli. Per favore tenete in considerazione che non tutti sono. Vabbè, sono vicini che si lamentano quindi di una lite coniugale. Ma non capisco se io sono il marito di questa signora o se sono entrato per altri motivi. Ah, di certo faccio parte di quest'epoca perché vedendo il mio abito allo specchio, questa casa potrebbe anche appartenere a me volendo. Può essere pure che l'ha spiegato, io non me ne sono accorto, ad essere sincero, però saprei. Devo non mancare, hanno il piacere di invitarmi. Va bene. Quindi abbiamo avuto un invito a un matrimonio che è mezzo bruciato, ho visto. Ci sono dei numeri. No, mi sembra che era la. Queste voci che vengono dallo scrigno. No, vabbè. Quel numero messo mi sembra che era la seconda parte dell'agenzia sì, contro i topi, contro i ratti, però non penso proprio che sia quella. Ma che cazzo. Ok, ora so i numeri, però state calmi. 548. Ok. Passato nasconde. Ora più vicino. Sto guardando da vicinissimo. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Oh. Ok, quindi ci sono il padrone. Questo è sicuramente un flashback. Spero sia un flashback. Perché mi fanno venire questi dubbi? Se c'è qualcosa di particolare, no. Never forget. È spuntata una porta in mezzo a queste due teste. Interessante, interessante. Non dimenticare mai. Ogni volta si vedono queste porte. Ha ficcato il naso nel mio laboratorio, ancora. L'ultima volta non ti ho permesso entrarci, anche se la porta è aperta, te lo proibisco. L'ultima volta dovrei cercarti un nuovo lavoro. Ah. Chissà che è stato. Tranquillo, ok, sì, non. Va bene, vai, sì. Prima se. No. Ma sì, ok. Sì, dico sì, ok, tante volte. Come se voi poteste sapere cosa io stia pensando. E sì, che. What the fuck? Vediamo prima questa stanza prima di. Che cazzo è successo? Mi sono cagato sotto, sì. Siamo sotto. Siamo giù, siamo nello scantinato. Salve. Salve. A tutti quanti, sì, siete tutti benvenuti. Che bella signora che lei. Questo non è lo scantinato.
Almeno non è lo scantinato che ho visto io. Ok, questo si può leggere. Oh mio Dio, no. Potete leggerlo voi tranquillamente. Una leva. Interessante. Tiriamo la leva. Si apre la porta. Giusto. Giusto. Non è una porta. C'è un coso nascosto. È la stanza di via. C'era questa immagine, non me lo ricordo. Penso che dopo rivedendo il video me lo ricorderò, però non mi sembra, sapete? O forse sì, buono. Non ci ho prestato a caso. Non ci ho prestato molta attenzione ora che ci penso. Tornate dentro da solo, ok. Ok, torniamo nella hall dei dipinti quelli belli. Comunque, okay, avevo ragione prima di dire. Ok. Perché quando sono in un certo modo si. Ah, ok. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ok. Sembra tipo il Titanic, vabbè. Avevo ragione a dire prima che i dipinti sono parte molto importante di questo gioco. Degli occhiali, bene. Non parlo perché sono un po' così. Sì, quando mi sale un po' la cosa, non. L'ultima cosa a cui penso è parlare. Sì, mi dispiace però. Io sono così, mi dispiace. Cioè, ero felice che il topo è morto, però mi sono girato, ho visto sto coso che di libri, che mi sembrava un. Non lo so, un boss di Dark Souls. No, non un boss, un nemico ormai. Ok, ho capito che sarà un avanti e indietro di stanze tutte diverse. Se apro, non si fa. Non è che trovo Narnia a un certo punto, eh? No. Peccato. Questo ho preso una bella dose di LSD per riuscire a mangiare tutta sta roba. Chiusa chiave, no? Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Ok, quindi forse era l'inizio della loro vita. Penso che sentiremo quella che ancora di pintare prima. Penso sentiremo la ragazza piangere per un po'. Ok, questa è la dispensa. Sì, però non ci vedo molto. Non vedo quasi niente. Ma penso che voi a causa dell'editing e della rielaborazione di YouTube vedrete ancora di meno, quindi bene. Ok, apriamo di qua, andiamo avanti. Cos? Siamo in cucina. Ma sta riflettendo qualcosa di inesistente, vabbè, non importa. Vediamo se. Com'è? Ok. Fermo. Scusa. Ah no, pensavo ogni volta che provavo a. No. No.
No. No. No. No. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ah. E ovviamente ora ho un pezzo di pelle. Cioè, che domande sono? È ovvio che non si tiene un pezzo di pelle. Sì, però io non vedo niente. Ah, vuoi proprio... Mi stai indicando la strada da prendere. Scusa, no, non posso fare altro. È un... Mi sembrava un piede, non lo so perché. Non so nemmeno come. Però figo, si rompe. Poi si scopre che è reale. Sì, dai, ci sta, sì, sì. Sono tornato qui. Qua no, davvero? Come? Va bene. Ok, non... Davvero, questo... Bello! Cioè, guarda... Infatti, di carne. Sì, già. Ancora quello, va bene, sì. Spieghi profondi, ricorda sempre se stesso, sono solo le prime pennellate, per avere sopra te per tutto difficile. Ok, quindi ha tipo anche problemi per la sindrome di del blocco del pittore, quello là. Mi adesso ho cercato una tela, non una tela qualsiasi, devo trovare un coltello. Ah ok, sì, quelli sono tipo quindi dei ricordi e le cose, ok. E teoricamente dobbiamo sbloccarli tutti dipingendo questo quadro, che è il quadro finale. Interessante, molto interessante. Penso possa essere un gioco interessante. Sì. Dalla trama avvincente quasi. Ok, c'è l'ascensore. Ok, entriamo nell'ascensore. Chiudiamo la grata. Dai, chiudi, perfetto. E... Tabubo è tutto, ciao a tutti!